Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo l'edizione di oggi parlandovi di Assassin's Creed Rogue. Ubisoft ha infatti ufficializzato questo titolo esclusivamente su All Gen, se ne era parlato per tantissimi mesi, era conosciuto con il nome di Comet, ma finalmente è stato annunciato in via ufficiale. Uscirà entro la fine dell'anno e dal punto di vista territoriale permetterà di esplorare delle aree completamente nuove, ossia le glaciali acque dell'Atlantico occidentale, una valle fluviale tra i Monti Appalachi e la città di New York. Il periodo storico invece è circa a metà del XVIII secolo, ossia durante la guerra dei sette anni. Per quanto riguarda invece il protagonista, si tratta di un ex assassino divenuto templare e in cerca di vendetta nei confronti del clan che l'ha tradito. È stata esclusa qualunque forma di multigiocatore, mentre invece ritorneranno le fasi di navigazione. Per adesso questo è tutto quello che sappiamo, ma aspettiamo la Gamescom per qualche novità in merito. Soltanto ieri Crytek ha annunciato una release di una versione PC di Rise Son of Rome, sicuramente lo ricorderete, era uno dei titoli della lineup di lancio di Xbox One e fino a ieri sostanzialmente un'esclusiva per la console Microsoft. La versione PC uscirà entro fine anno, conterrà tutti i contenuti aggiuntivi fino ad oggi rilasciati e supporterà risoluzioni fino al 4K. Crytek si occuperà della distribuzione digitale, mentre invece a Deep Silver sarà affidato il compito di occuparsi delle versioni retail. Anche in questo caso aspettiamo di sapere qualcosa di più nelle prossime settimane. Amazon.com ha recentemente rivelato l'esistenza di una versione remastered di Sleeping Dogs, il free roaming d'azione sviluppato da United Front Games, che era stato tra l'altro recensito molto positivamente da EveryEye.it. La versione verrà conosciuta come Definitive Edition, includerà naturalmente come sempre tutti i contenuti aggiuntivi, ma soprattutto un comparto tecnico migliorato e speriamo in grado di sfruttare davvero tutta la potenza delle console di nuova generazione. Il publisher naturalmente è sempre Square Enix e riserva a questo gioco praticamente lo stesso trattamento che ha già riservato a Tomb Raider nella sua versione remastered. Speriamo anche in questo caso di vedere qualcosa magari in azione proprio dalla Gamescom. Circa due anni fa, lo ricorderete, veniva annunciato Until Dawn, un gioco horror rivoluzionario che avrebbe dovuto dimostrare al mondo come una periferica di motion control quale il PlayStation Move potesse essere sfruttata in una maniera che diciamo potesse far piacere anche agli hardcore gamer. Successivamente del gioco non si è saputo più nulla e molti credevano in una cancellazione. Non è così, lo dimostrano due teaser rilasciati da Sony proprio in questi giorni che sembrano indicare una presentazione alla Gamescom, naturalmente occhi puntati sulla conferenza di Sony che sarà il giorno prima dell'inizio ufficiale della fiera. E si torna a parlare di indie su Xbox One. La software house indie Deco Digital ha annunciato infatti Pneuma Breath of Life, un interessante puzzle game in prima persona destinato esclusivamente alla console di nuova generazione Microsoft. Il setting sembra molto originale, infatti impersoneremo una divinità e dovremo sostanzialmente creare l'universo. Questo avverrà tramite una serie di soluzioni di puzzle, ma anche esplorazioni di mondi tridimensionali. L'Unreal Engine 4 farà da motore per il gioco, dunque si può sperare in un comparto tecnico di primo livello. Naturalmente l'uscita è fissata nel corso del 2015, i lavori sono ancora abbastanza indietro. Speriamo anche in questo caso di poter avere informazioni più precise a breve. Sport Interactive ha finalmente tolto i veli all'edizione 2015 di Football Manager, ultimo titolo della celebre serie manageriale calcistica che uscirà a novembre su PC, Mac e Linux. Ancora non ci sono moltissimi dettagli veri e propri relativi alle novità del gameplay, quello che però sappiamo è che l'uscita del gioco sarà anticipata da una beta e che tutti i progressi che verranno portati avanti in questa beta, che sarà resa disponibile a chi avrà effettuato anticipatamente il pre-order, potranno poi essere importati nel gioco definitivo, quindi in pratica si potrà cominciare a giocare un bel po' prima della release ufficiale. Anche noi non vediamo l'ora di mettere le mani su questa versione beta, anche se ancora non sappiamo la data di uscita ufficiale di questa versione di prova. Passiamo adesso, come sempre, alle nostre personalissime top e flop news.
Il top di questa settimana lo assegniamo a Blizzard. La Software House ha infatti annunciato che la Ultimate Evil Edition per Xbox One del gioco riuscirà a raggiungere la famosa risoluzione di 1080p, contrariamente a quanto annunciato in precedenza che voleva la risoluzione a 900p. Tutto questo naturalmente a patto di installare la Day One Patch che verrà rilasciata naturalmente subito dopo il lancio. Vi ricordiamo anche che il titolo uscirà anche su PlayStation 4, precisamente il 19 agosto. E il flop di oggi non può che andare purtroppo a Turtle Rock Studios. La Software House ha infatti annunciato il ritardo di Evolve. Doveva uscire il prossimo 21 ottobre e uscirà invece solamente il 10 febbraio 2015. Naturalmente gli sviluppatori come motivazione parlano di necessità di apportare ulteriori miglioramenti alla formula di gioco. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto. Noi vi ricordiamo che la settimana prossima saremo alla Gamescom e quindi sospenderemo temporaneamente la pubblicazione del TG, che tornerà soltanto la settimana successiva, ma controllate l'home page di everyeye.it perché vi troverete tutto il coverage video e anche editoriale dalla fiera tedesca, ossia la più importante di videogiochi europea. Ciao!